snitch, but I can tell you she's a bitch. Buongiorno ragazzi e ragazze. Allora, vi dico buongiorno perché mi sono appena svegliata, sono le 8 del mattino, ho detto vabbè, facciamo questo video visto che ho tempo, se no non ce la faccio più tra le pulizie di casa, eccetera, eccetera. Facciamolo. Questo video lo intitolerò una grande delusione nello shopping e una piccola ricompensa. Perché una grande delusione? Vi spiego. Domenica avevo visto una meravigliosa borsa, cioè splendida, era a secchiello, bianca, con dei disegnini, dei semi dei fiori, cioè dei semi dei fiori delle carte colorati, e col portachiavi che c'era Fujiko, non so se la conoscete, di Lupin, il cartone animato. Era a metà prezzo e costava 25 euro, era scontata, io ho detto bellissima, me la sarei voluta prendere, però anche in quel caso la mia vocina dalla coscienza che a volte spunta mi ha trattenuta. Cioè, mi dicevo, vabbè, dai, ce ne hai tante di borse, è inutile prendere anche questa, trattieniti. E mi sono trattenuta. La sera poi la mia amica mi scrive che lei se l'è presa, e ce n'erano due, quindi una l'ha presa lei e una era rimasta. Alla fine ha detto, vabbè, se riesco martedì passo e me la prendo. Ero euforica, ho detto, ma sì, chi se ne frega, me la vado a prendere. Quando ieri sono andata per prenderla, non c'era più. Era già stata venduta, ma hanno detto addirittura domenica sera non c'era più niente. Quindi, delusissima, me ne vado via e cerco qualcosa da comprare. Innanzitutto vi mostro quello che è la consolazione, diciamo, le piccole cose che mi sono presa e che mi hanno un po' consolato. Non è un granché perché, come sapete, sto cercando di mettermi da parte dei soldi per il Cosmoprof o Cosmoprof, come si dice. Di conseguenza sono piccole cose, infatti per questo è una piccola consolazione. Allora, innanzitutto vi faccio vedere quello che ne è stato pubblicizzato tantissimo, e infatti volevo prenderlo, ho detto vabbè, prendiamolo, ovvero il fascicolo, il primo fascicolo l'ho già mezzo aperto, della nail art, con, non so se si vedono, gli smalti e le lunette per fare una French manicure. Cioè, io giustamente prendo solo questo perché era 1,99 €. Il prossimo, che uscirà martedì 11, sarà 5,99 €, e ci saranno all'interno questo bastoncino, dei brillantini e uno smalto rosso. Per 5,99 € non me lo prendo perché sinceramente non mi interessa. Ho preso questo perché era 2 euro, ho detto ah sì, 2 euro va bene. Quindi questa è una parte acquistata, una delle tante piccole consolazioni. Poi, essendo, come sapete, rappresentatrice dell'Avon, ci sono degli sconti riservati a chi è rappresentatrice. Quindi io mi sono acquistata questo rossetto, che mi piace un sacco il packaging, che è di questa colorazione qui, mi pare si chiami, sì, Crimson Twilight. Non so se potete vedere anche che bello che sia oltre che il colore, i disegni nel rossetto, questo intreccio. Allora, è il colore questo qua. Credo sia bellissimo. E l'ho pagato, visto che appunto sono la rappresentatrice e c'era lo sconto riservato a me, 2,20 €. Per 2,20 € ho detto, ma sì, dai, prendiamocelo, tanto un rossetto in più non fa male. E come make-up, diciamo, ho finito, perché mi sono ripromessa che di make up non ne acquisto più, anche, cioè, questi qui erano gli ultimi, giusto prenderò magari qualcosina ogni volta che faccio
gli ordini dell'Avon, giusto una cosina da poco, però per il resto voglio evitare di acquistare perché appunto se vado lì alla fiera acquisterò lì, mi darò la pazza gioia lì, è inutile che ne acquisto adesso spendendo soldi in più. Poi andiamo dal reparto, diciamo, beauty. Ho acquistato qualcosa che mi serviva, ovvero questo esfoliante della Delidea o della Delidea, come si voglia. Esfoliante viso purificante. Essendo che non avevo nemmeno uno scrub, perché come sapete li avevo finiti, ho acquistato questo qui da 150 ml a 5,99. Quando la provo ovviamente ve ne saprò dire un'idea. Solitamente ci sono i campioncini, nelle confezioni della Delidea o Delidea, però nella mia non c'era, come ovviamente poteva essere diversamente, io fortunata come sono, no. Poi ho fatto uno scambio con le chicche di Chicca, che mi ha inviato anche gentilmente il suo biglietto da visita. Dove vi linkerò qua sotto tutte le sue, diciamo, contatti, tutti i suoi contatti per poter acquistare, fa gioielli a mano lei. E se vi interessa andare a dare un'occhiata alla sua pagina, ve la metto. Allora, io gli ho dato, se non sbaglio, l'acqua micellare bio della sua Bioetique, e lei mi ha dato questo vasetto di burro della Camuti, burro se non sbaglio al cacao e mandorla se non sbaglio, e come vedete, cioè, posso, non vedo l'ora di provarlo perché davvero deve essere buonissimo. E questo che sarebbe l'olio di cocco, che io sono sempre stata curiosa di volerlo provare, prima di acquistarlo lo voglio appunto provare, quindi sono felice. E in più mi ha inviato, carinissima, questa emulsione viso preventiva per pelli giovani della Bioficina Toscana. Quindi, cioè, grazie mille, Chicca. E mi pare che anche con il beauty, diciamo, con lo skincare abbiamo finito. Ora vi faccio vedere le ultime due cose, e sono veramente poche, cioè una piccola consolazione, esatto. Allora, sono andata alla libreria, perché era da tanto che non ci andavo, era da tanto che non acquistavo qualcosa, e quindi ho detto no, basta. C'è stato, non so se sapete, che il 1º marzo c'era il flash mob, dove praticamente tutti avrebbero acquistato un libro nelle librerie indicate. Che poi vabbè, anche se non era una libreria indicata da loro, potevi comunque, cioè, l'importante era acquistare un libro e postare la foto nell'evento. Io, cioè, stavo patendo perché tutti che postavano foto su foto, ho detto no, domenica sono andata e ho acquistato anch'io dei libri. Allora, innanzitutto c'era questa grandiosa offerta, ovvero questi due libri. Primo volume e secondo volume di Cervantes, Don Chisciotte della Mancia, che è un classico, come sapete, Don Chisciotte. Questi due costavano 19 € e li ho pagati 4,90. Quindi un ottimo affare, non potevo non acquistarli. C'erano tanti altri classici, sempre scontati, sempre a 4,90. E se non sbaglio c'erano i Promessi Sposi, c'erano Charles Dickens, c'era William Shakespeare, qualche altro c'era, Epicuro, poi c'era Ivanhoe, il titolo che mi pare si chiamasse, di Scott. Vabbè, ce n'erano veramente tanti, io mi sarei voluta prendere tutto ovviamente, cioè a parte quelli che ho già, giustamente. Però mi conveniva, ho detto ma sì, con uno sconto del genere prendo questi due e ho acquistato questi due libri. Poi ho acquistato questo libro qui,
che è il quarto di una serie che ho lassù, che poi vi mostro, magari tutti insieme, così almeno faccio prima, che si chiama Peccato Originale, è la serie, e questo è il ritorno. Costato 9,90 euro, e vi dico soltanto che questa serie è un po', come si dice, sconvolgente, un po', non so nemmeno dire, come sconveniente. Potrebbe scioccare molti, non è una lettura per tutti, ecco, è abbastanza erotica, abbastanza depravata, diciamo, però ha in sé una storia, non è scritto a caso, ha una storia dietro che ti può anche appassionare, diciamo, e questa, la scrittrice si chiama Tiffany Reiss, questa qua. Poi, ultimo, questo libroso è stato sempre un continuo del libro che vi avevo recensito e che vi linkerò qua sotto, ovvero The Elite, ovvero il continuo di The Selection, il libro che vi avevo mostrato in uno dei miei momenti librosi che vi linkerò qua sotto nell'info box. Che dire, è il continuo, io ancora non l'ho letto ma non vedo l'ora e sicuramente mi piacerà perché mi è piaciuto il primo. Dovrebbe piacermi il secondo. Ultimi due acquistini che ho fatto per obbligo, diciamo, perché erano cose che proprio mi necessitavano, è stato, ve li mostro perché uno dice, ma cos'è, spendi solo soldi così? No, ho preso anche qualcosa che mi serviva, ovvero questo, che è la bomboletta ad aria compressa, che serve per pulire i boccettoni d'aria del computer, essendo che a volte magari se il vostro computer surriscalda molto ed è molto lento, vi conviene prendere appunto questa bomboletta che spruzza, vedete, aria compressa, appunto, che libera, diciamo, i bocchettoni da polvere che a volte ci si incastra e così si riscalda di meno. Ho acquistato questo che è venuto 4 euro e infine, sempre perché mi serviva, questo. Che sarebbe, questo io l'ho preso piccolo perché costava di meno, perché sennò avrei dovuto prendere quello più grande, ma a me non mi interessava. Ovvero, questo sarebbe un'alzatina, cioè io la chiamo alzatina, però comunque sarebbe un piano per alzare il computer, infatti, dove si ha la possibilità di mettere il computer anche in questo modo, in obliquo. Si attacca con l'USB. E queste sono le ventole che girano e che rinfrescano, diciamo, che aiutano il computer a non surriscaldarsi troppo. Molto molto utile, devo dire, perché il mio computer è vecchiotto, il mio portatile, quindi aveva bisogno proprio di qualcosa sì, di simile per non surriscaldarsi troppo, per l'appunto. E questo l'ho pagato 15 euro da MediaWorld. Però, cioè, ci sono di vari tipi, quello più grande, per esempio era un po' più grande, costava sui 25 euro per dire, però ho detto no, voglio prendermi questo. Quindi niente, queste erano appunto le mie piccole consolazioni, sia cose che comunque mi servivano e che dovevo acquistare per forza, perché ultimamente sto cercando di far prelevare, no, prevalere. Sto cercando di far prevalere la voce della mia coscienza per trattenermi dall'acquisto. Non ne farò acquisti, non ne vedrete altri. E niente, mi faceva piacere farvi questo video anche se sono in condizioni pietose, anche se non sono truccata, perché adesso devo mettere in ordine la camera. Quindi niente, vi mando un bacione. Vi mando una buona giornata, vi auguro. Ciao.